Due colpi della banda del buco in meno di 24 ore a Napoli, la prima ieri sera in Piazza Carità, nella sede della Banca Popolare di Milano, a pochi passi dalla caserma del Comando Provinciale dei Carabinieri. La seconda, questa mattina, nell'ufficio postale di Via Pontano, quartiere Chiaia. Di circa 100.000 euro, il bottino trafugato nella banca, dove, secondo la ricostruzione della polizia, sono entrati dal sottosuolo in quattro, con indosso una tuta bianca e il volto parzialmente coperto. Il colpo è avvenuto poco dopo l'orario di chiusura al pubblico. In quel momento nella banca non c'erano clienti, ma solo dipendenti. I malviventi, che sono sbucati in una zona destinata all'archivio, erano armati e una volta dentro hanno costretto gli impiegati a consegnare loro il denaro, che doveva essere caricato nel bancomat. La rapina è durata circa una quarantina di minuti. Presi i soldi, i banditi sono scappati, sempre dalle fogne. Gli investigatori hanno accertato che alcuni tombini nelle vicinanze erano stati chiusi con assi di legno, in modo da ritardare l'inseguimento nei condotti fognari da parte delle forze dell'ordine. Il pubblico era presente invece all'interno dell'ufficio postale di Via Pontano. Anche in questo caso i rapinatori sono entrati dalle fogne. Sul posto sono intervenuti per i rilievi i carabinieri ed è stato necessario anche l'intervento del personale del 118 per il malore di un dipendente. Ancora da quantificare il bottino portato via dalla banda. Raccolta dei rifiuti solidi urbani e recupero di un edificio del comune, l'ex pescheria borbonica da adibire a comando di polizia municipale. Sono due degli appalti pubblici al centro di un'indagine dei carabinieri che ha portato all'esecuzione di una misura cautelare a carico di 7 indagati per concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso e concorso in estorsione con l'aggravante di averle commesse per finalità mafiose avvalendosi della forza di intimidazione del clan. 7 arresti e sequestri per 3 milioni di euro sono stati eseguiti nel napoletano nell'ambito di un'indagine su appalti e camorra dei carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata e della DDA partenopea. Dominus dell'infiltrazione mafiosa all'interno di appalti pubblici è Ciro Vaccaro, 54 anni, ritenuto dagli acquirenti il collante tra le imprese, l'amministrazione pubblica e il clan. Per gli inquirenti esisteva un sistema Vaccaro che ha fatto sì che alcune gare pubbliche siano state gestite direttamente proprio dall'indagato con il placet della malavita locale, in particolare con elementi della criminalità organizzata torrese, sia del clan di Gioia Papale che del clan Falanga. Sono finiti in carcere Ciro Vaccaro, 54 anni, Maurizio Garofalo, 47 anni, Luigi Papale, 57 anni, Andrea Oriunto, 33 anni, Franca Maiuolo, 50 anni e Raimonda Sorrentino, 53 anni, rispettivamente moglie e amante del boss Garofalo, e Domenico Gaudino, 40 anni. Celebrato a Napoli il 205° anno di fondazione dell'Arma dei Carabinieri, in piazza del Plebiscito, stand e dimostrazioni ad anticipare l'annuale appuntamento con la cerimonia presso la caserma Salvo d'Acquisto di via Salvatore Tommasi. Gli artificieri antisabotaggio e il nucleo cinofili hanno simulato un intervento per la rimozione di un ordigno, mentre la sezione rilievi ha allestito una finta scena del crimine dove gli studenti hanno potuto rilevare impronte digitali con attrezzature e polveri specifiche. I ragazzi hanno poi conosciuto gli atleti del centro sportivo e hanno anche provato virtualmente lo stato di ebbrezza alcolica in una postazione dotata di occhiali speciali. Ci aiutano ogni giorno, perché ogni giorno si trovano sulla strada a, diciamo, correggere errori che non dovrebbero fare le persone. Ha un senso di sicurezza vigilando le strade ogni giorno. Sicurezza, penso. Poi... Vorresti fare il carabiniere? No, per niente. Però ringraziamo le persone che lo fanno per noi. Fanno di tutto davvero e dobbiamo davvero ringraziarli perché con tutto quello che c'è a Napoli soprattutto, loro diciamo sono la luce che c'è a Napoli. In mostra anche una Lotus e un Alfa Romeo Giulia. Nel corso dell'iniziativa, la fanfara del 10° Reggimento Campania ha eseguito intermezzi musicali. Così Vincenzo Pascale, comandante gruppo Carabinieri Napoli. Domani ricorre il 205° annuale di fondazione dell'Arma e oggi diciamo è un anticipo della festa dell'Arma. Abbiamo voluto coinvolgere soprattutto i più piccoli, le scuole, sono tante le scuole di Napoli che hanno voluto presenziare. Noi qui abbiamo esposto un po' i mezzi in dotazione all'Arma, stiamo cercando di spiegare quali sono le varie attività che l'Arma dei Carabinieri aspita su Napoli ma in generale sul territorio nazionale. Quindi
degli stand in cui tutte le specialità dell'arma, parliamo del TPC, tutela patrimonio culturale, l'antifalsificazione monetaria, stanno illustrando le attività quotidiane. Quali sono le domande che vi vengono maggiormente rivolte e quali i consigli che date soprattutto ai più giovani? Ma ovviamente i più piccoli sono attratti dai mezzi, diciamo che la Lotus va per la maggiore, soprattutto per i più piccoli che si divertono appunto a salire sulle auto. I più grandi sono anche interessati agli stand espositivi e soprattutto, notato, all'antifalsificazione monetaria. Sono incuriositi dalla falsificazione delle monete, dalle procedure per riconoscere monete falsificate, e ho visto anche sulla scena del crimine, insomma, molto interesse, perché insomma alla fine li incuriosisce come prendere le impronte digitali, come rilevare una scena del crimine. Quindi queste sono sicuramente le attività che vanno per la maggiore. Infrastrutture, sviluppo e competitività nel Mezzogiorno. Sono questi i temi al centro dell'Assemblea Pubblica dell'Unione Industriale di Napoli, presieduta da Vito Grassi, che si è tenuto al centro congressi della Mostra d'Oltremare di Napoli. Noi abbiamo scelto il tema delle infrastrutture perché è un tema trasversale su cui è facile trovare l'adesione di tutti i soggetti in campo ed è facile poter programmare orizzonti di medio e lungo periodo. Ci auguriamo due cose: uno, che non vengano appunto modificati dalle rappresentanze politiche che si succedono, e poi che vengano fatti velocemente. Oggi la lentezza è forse il gap più significativo. Un piano diciamo, non tocca a noi farlo. Noi abbiamo detto semplicemente: ci stanno già i progetti fatti e ci stanno anche i soldi stanziati. Cominciate almeno a liberare questi. Infrastrutture materiali e immateriali per un futuro di sviluppo della coesione e della competitività del Mezzogiorno. Questo è il fulcro dell'incontro al quale hanno partecipato il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Stefano Buzzagli, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che ascoltiamo. La Regione Campania investe quasi 10 miliardi di euro nei trasporti, nell'agricoltura, nel mondo della scuola, nella formazione, nella sanità. Ho illustrato quello che stiamo facendo. Per quello che ci riguarda avremmo un grande aiuto se in alcuni comparti, penso alla sanità, il governo sbloccasse risorse importanti ferme da un anno al Ministero, 1 miliardo e 84 milioni per l'edilizia ospedaliera. E se poi prendesse misure di carattere generale che riguardano il codice degli appalti, che così com'è semplicemente demenziale, e la riforma di alcune norme giudiziarie come l'abuso in atto d'ufficio. Si avvicina la data delle Universiadi, la macchina è in moto per cercare di far sì che questo avvenimento possa svolgersi al meglio. Due giorni di lavori anche per l'Unione Stampa Sportiva Italiana, che dopo il congresso che si è svolto all'Hotel Royal a Napoli ha dato inizio ad un tour in alcuni degli impianti della manifestazione che partirà il 3 luglio. La delegazione ha visitato lo Stadio San Paolo, la piscina Scandone, il Pala Barbuto, l'area ex Senato in cui si svolgerà il torneo di rugby e la piscina alla Mostra d'Oltremare che ospiterà le gare dei tuffi. Inoltre, nella Sala Italia del Teatro Mediterraneo, nell'ambito delle iniziative legate allo svolgimento a Napoli del Consiglio Nazionale, un seminario organizzato da Ussi Campania, Gruppo Felice Scandone e dal Sindacato Unitario Giornalisti della Campania, dal tema Il racconto dello sport, testimonianze, analisi, scenari. Al congresso Mario Zaccaria, presidente Ussi Campania. Il ruolo della stampa ovviamente in avvenimenti come questo, che appunto riguardano non soltanto la città o la regione, riguardano tutto il paese e riguardano tutto, addirittura tutto il mondo, il ruolo della stampa è un ruolo fondamentale. Dobbiamo cercare di dare il miglior apporto, il miglior sostegno possibile a questi colleghi che verranno per l'appunto un po' da tutto il mondo, e quindi il ruolo di chi il giornalismo lo fa e lo pratica, quello sportivo in particolare, nel luogo in cui questi avvenimenti si svolgono, è ovviamente un ruolo fondamentale. Così Gianfranco Coppola, vicepresidente nazionale Ussi e delegato AIPS Italia. La stampa sportiva ha una grande tradizione a Napoli e mi piace sottolineare che ci sarà una rilevanza internazionale con l'università quando Ussi, con AIPS Europa, l'Associazione Internazionale dei Giornalisti Sportivi, ovviamente quella mondiale,
dedicheranno nel Main Press Center, al centro stampa, alla mostra d'oltremare, la sala conferenze a Massimo Della Pergola. Chi era costui? Un giornalista italiano, tra l'altro inventore della schedina del Totocalcio, che coniò proprio il termine e il logo Universiade, quindi con le stelle, la U e anche la parola stessa che convogliava il meglio, la meglio gioventù, studenti ed atleti. Quindi questo è un segnale, perché senza memoria non si può costruire né il presente né il futuro. Presente anche Luigi Ferraiolo. Siamo a un mese, quindi siamo quasi, insomma, ai tempi supplementari, quindi mi auguro che, io penso di sì, insomma, d'altra parte, avendo preso l'impegno, è giusto anche che si rispetti nel modo più serio, e credo che Napoli lo abbia sempre fatto. Domani vedremo questi impianti, speriamo che vada tutto bene, e penso già alla proposta che ha fatto Taranto, per esempio, per i giochi del Mediterraneo fra alcuni anni. Ecco, quindi questa possibilità anche per il Sud, di essere conosciuto, di essere visto, di essere frequentato, grazie anche allo sport, che resta un veicolo straordinario. Dal 7 al 9 giugno torna l'atteso appuntamento con la festa della Tamorra nello storico borgo di Carinaro in provincia di Caserta. Una 3 giorni di musica, stand enogastronomici, artisti di strada, per una festa che si rinnova anno dopo anno. Una kermesse di balli e canti di incredibili artisti pronti a trasferire tutta l'allegria e la frenesia del ritmo della Tamorra al pubblico, che sicuramente parteciperà numeroso. Al Gambrinus di Napoli la presentazione della 14ª edizione alla presenza del sindaco di Carinaro, Nicola Affinito. Siamo giunti ormai alla 14ª edizione della festa della Tamorra sul comune di Carinaro, ringraziando ovviamente chi per la prima volta l'ha fatta, cioè l'associazione Carinaro Attiva. Che cosa rappresenta per il comune di Carinaro? Rappresenta la riscoperta e la valorizzazione di quelle che sono state le tradizioni di quella comunità, tradizioni ovviamente agricole, tradizione di un popolo che ha sempre avuto nei valori tradizionali della famiglia i valori cardini di quelle che sono proprio le origini, e sono anche le origini della nostra comunità di Carinaro. Spero quest'anno di raggiungere quantomeno le presenze dell'anno scorso, dove hanno visto la presenza di 30.000 persone, quindi una manifestazione che non coinvolge solo il piccolo comune di Carinaro, ma l'agro aversano in genere e anche qualche comune del napoletano. Si offrì alla morte per amore. Con queste parole, il 10 ottobre del 1982, San Giovanni Paolo II ricordava il gesto di Massimiliano Maria Kolbe durante la messa di canonizzazione del francescano conventuale, morto nel 1941 ad Auschwitz. In quel campo di concentramento, come ricordò Papa Wojtyla, furono messi a morte durante l'ultima guerra circa 4 milioni di persone. Padre Kolbe, nato Raimondo, era nato esattamente 125 anni fa, l'8 gennaio del 1894, a Zduńkawola, in Polonia. Anche Napoli ieri ha voluto ricordare Padre Kolbe. 100 anni fa, infatti, il sacerdote incontrò i fedeli della parrocchia di Sant'Antonio nel quartiere Barra, dove ieri l'arcivescovo di Napoli, il cardinale Crescenzio Siepe, ha celebrato con il parroco Gioacchino Ricca una funzione in sua memoria. Oggi abbiamo bisogno proprio, in questi nostri difficili tempi, l'abbiamo invocato come protettore di questi nostri difficili tempi per opporsi specialmente alla violenza, alla cattiveria e alla malavita. Ha incontrato tutta la comunità del convento e siamo certi che molti hanno detto che molti cittadini, specialmente frati, hanno detto che hanno visto Padre Kolbe e sono rimasti realmente stupiti, e specialmente ha pregato con loro davanti alla statua della Madonna, alla grande statua dell'Immacolata che troneggia in chiesa.